Napoli è troppo bella. È come una mamma che ti abbraccia forte e non lo fai. La sanità è a casa mia. Sono cresciuta qua, dentro una famiglia importante, che si fa rispettare. I Savarese. Quando sono nata, mamma mi ha dato un nome da Maronnell'Arca. E per me, chi l'Arca? Ha già sempre pensato che fosse quella di freccia. Un'arma per una femmina, che ha da combattere. Una guerriera. Mariarca. Io mi chiamo Mariarca e sono una compagna Emanuele Sibilla, che le capo è diventata S17. Oggi a Napoli ci stanno i guaglioni e mezza via, a 15-16 anni, vogliono comandare, vogliono ricere, vogliono fare. Pure Manuele voleva comandare, ma Manuele teneva nata a capo, teneva cervello. La prima volta che l'ho vista era fuori a Brasiliano, un bar in mezzo sanità. Era aprile 2013 e si stava a sottare a tavolino. E se mi guardai, io non pensavo proprio perché ero proprio brutto. E se mi mandavano un compagno, mi cercò il numero. E io gli rispondevo, ma chi c'era questa conferenza a Cristi? A parte non sapevo chi era, perché quando l'ho conosciuto era Emanuele, non era Emanuele Sibilla. Era un guaglione che faceva queste cose qua e che era uscito anche da poco dalla comunità. Manuel. Domandami come stongo. Domanda a me. Non sono né felice né infelice. Per questo non ce la faccio più. Si è andato benissimo. No.
un po' di tempo sto provando a sconfiggere la criminalità organizzata non solo nelle aule di tribunale, ma anche andando nelle scuole. Perché credo sia arrivato il momento di andare a parlare con i ragazzi, di ascoltarli e di capire perché non vedono un'alternativa alla malavita. Io ho iniziato 10 anni fa. Prima mi scrivevo i discorsi, ora non mi preparo nemmeno più. Quando arrivo cerco di capire che hanno in testa. Ogni volta cerco di capire perché io sto là, che cosa posso veramente fare per loro. Per questo voglio entrare nelle loro teste. Condannare non basta, serve soprattutto capire. Mi chiamo Catello Maresca e sono un magistrato. Il nostro gruppo Anticamorra ha arrestato i boss Iovine, Zagaria e oltre 5.000 mafiosi del clan dei Casalesi in 10 anni. In uno di questi incontri, alcuni anni fa, tra i ragazzi di una comunità c'era uno con i capelli scuri e con la riga in mezzo, che leggeva il mio libro sulla cattura di Michele Zagaria. Quanti ragazzi così, quanti ragazzi con capelli scuri ho incontrato, con quanti ho parlato anche animatamente. Ma quel ragazzo lì, coi capelli scuri e la riga in mezzo, come tanti altri, eppure così diverso, non l'ho mai visto e non ci ho mai parlato. Tempo dopo, troppo, forse troppo tempo dopo, ho saputo che quel ragazzo aveva qualcosa per la testa. L'idea di creare una paranza per conquistare Napoli con la violenza. Quel ragazzo sarebbe diventato ES-17. Emanuele Sibillo scontava una pena in una comunità per minori. Non era un mostro. Mi raccontano di un ragazzo intelligente che sapeva scrivere, ragionare, parlare bene italiano. Tanto che nella comunità di recupero realizzava alcuni servizi in cui incontrava magistrati, faceva loro delle domande. Quando è uscito dalla comunità è diventato ES-17, il capo della paranza dei bambini. Ok, grazie. Ci puoi spiegare brevemente in cosa consiste il suo lavoro? Il mio lavoro consiste nel combattere i cattivi, giudicarli e farli condannare. Così lo spiego ai miei figli piccoli. Quali sono le opportunità per i giovani una volta usciti dall'area penale? Zero. No, sto scherzando, sto dicendo questo perché lo vedo così serio. Allora, devi sapere che proprio sopra Nisi, da un giorno, io mi trovavo e venne Giorgio Napolitano, all'epoca già potente presidente della Camera, e c'erano tante belle iniziative. Si alzò un ragazzo e disse: Presidente, a parte che qua vediamo il mare, ci stanno i laboratori, ci fanno lavorare, ci fanno prendere la terza media, ma perché tutte queste cose ce le date qui sopra Nisida in carcere e non ce le date a Secondigliano? Era di Secondigliano questo. Allora, credo che bisogna mettere in campo qualcosa che continui dopo. Un profilo professionale e il titolo di studio sono già due cose fondamentali, perché io credo che la malavita organizzata ha più paura delle penne, delle intelligenze che delle pistole. Questa è la mia teoria, la tua? Sei d'accordo? No. No, ha più paura delle pistole. Chi? Ma cazzo. Chi ha più paura delle pistole? La malavita, se uno ti spara, ma se uno scrive, se uno è intelligente, se uno è ricercato... C'è una fetta di giovani che non appartiene alla malavita organizzata e fa lo stesso reato. Sì, però noi dobbiamo renderci conto di una cosa: se una persona è preparata culturalmente, se una persona ha studiato, se una persona ha un titolo di studio, eleva la propria famiglia, eleva se stesso e cambia la società. A pistola, se una tiene in sac, rischia di passare un po' di tempo impaurito sul marciapiede, o va a Poggio Reale o va al cimitero. Come ti chiami?
un futuro di giornalista. Grazie. Lasciato scampo. Così Emanuele Sibillo, uno dei baby boss del centro storico di Napoli, 20 anni non ancora compiuti, è stato ucciso intorno alle 2 di notte. Qualcuno, forse, ha provato a soccorrere il ragazzo lasciandolo davanti all'ingresso dell'ospedale Loreto Mare, ma ormai non c'era nulla da fare. All'inizio che mi frequentavo con Emanuele, lo zitto dormo mi ha chiamato. Dice, tu guarda chi ti stai pigliando. Sì, se perché 20-30 anni di carcere, tu li hai rispettati sempre, perché noi nella famiglia nostra così siamo abituati. Non ci facciamo parlare con quello. Che se è una mentalità mafiosa, eh? Isso, o va in galera, o muore. Tu ti senti? Io ricetto. Se ce l'ha fatta zia con te che ti hai fatto 30 anni di carcere, ce la posso fare pure. Mi riceve così bello come una rosa. Ma rin all'occhio mio c'è stata l'oscurità. A così chiara fuori, a così morta rinuta. Ci eravamo messi insieme. Avevamo giurato e la notte giravamo su motorino a cantare. È giurato! Sfuglia! Dove sei tu? Punto sfuglia! Amiatoia! Manuel, mi perderò il ricordo che mi è rimasto. Ti cerco e non ti trovo. Ti chiamo e non mi sento. Mi manca e non trovo pace. Canta! Spesso negli incontri con i ragazzi la parte più difficile è fargli cacciare fuori le cose vere, quello che realmente pensano. Ad esempio, mentre è in comunità, Emanuele Sibillo ha un progetto che è tutto nella sua testa e lui ha il tempo per pensare e per organizzarsi. Una volta fuori avrebbe creato un unico gruppo capace di riunire sotto il suo comando i clan di Forcella. Uscito dalla comunità, Emanuele comincia a tessere alleanze perché se vuole gestire il traffico di droga deve togliere di mezzo il clan dei Mazzarella, che lì sono egemoni. È solo un ragazzo, ma riesce a imporsi, crea relazioni con persone che considera i suoi fratelli, come i Giuliano, con i quali crea una vera e propria famiglia criminale, un clan. Dissociato delle cugine vostre, perché c'era un problema con me, lui si capitava a lavorare perché esce lei, c'ho già di fare sai, lui è io, fuori chi è lui, qualsiasi Giuliano mi chiama non succede, a lavorare perché, no, perché, no, frate, è a famiglia tua, però ce l'hai, fino a quando vado in galera, fino a quando mi faccio 10 anni, fino a quando, ecco. È stato deciso che succede, è matto.
E basta, esatto, non è così. E basta, cioè. E capo, non la commetto. Perché lì a 10 metri. Sta che ci stanno armati. Oh, lì armati, fate spalle. Sono una tele che fanno i vesti, ci trova, non è che c'è con mani. Tanto, non ho tutto a bordo, pensa a capo. Ah, tutto a bordo, vuole venire lì. E che se succede? Ciò di tenere qualsiasi Giuliano che chiama Branza. Accelerito. Questa bella giornata, con questa bella mattinata, con questi canti, con queste poesie che sono speranza per noi. Noi possiamo solo dire, siamo dietro di voi, il futuro siete voi, voi avanti e noi indietro. Grazie. Perché in questa regione la delinquenza diventa sempre più temibile da un punto di vista qualitativo? Ci riferiamo alla presenza sempre più incidente dell'associazione camorristica, della rapina aggravata, eccetera. Anche io mi domando cosa sta accadendo a Napoli, che sta succedendo. Dove vanno questi ragazzi che sparano per le strade? Cosa vogliono? Manuele è molto affettuoso con la sua famiglia. Chissà abitava a San Biagio, San Gaetano, quelle zone là. Non ci azzeccava niente, con Furcello. Io venne a Rio Sabra, arrivo a dormire a Luis, però ha nascosto a mamma. Titti! Che stuvo fa lui? Vai là, torna! Ciò sta. Manuele era molto tenero, ha già detto la verità, mi faceva sentire sicuro. Ed era anche molto bambino. Ci piaceva io qua. Riccardo, vedi, quando i ragazzi possono pure entrare. Da quali famiglie vengono questi ragazzi? Cosa guardano in TV? Che situazioni vivono nelle loro case? Spesso ci sono padri assenti o in galera e madri in difficoltà. Ma finiscono per proteggere i loro figli cercando di evitare un arresto e illudendosi così di salvarli. Sedate? Mangiate? No. Ah? Sì, non sta a posto? A me non sta a posto. Ma comunque... Cioè, ma noi capiamo, mamma, non ci girano, ne capi? Stai che ne sono, si sono usati a ballare, capi? Non ci proprio girano. E capi? Sta d'accordo. Ciao.
Mamma all'inizio non voleva che facesse l'amore con Manuel, perché diceva, come? Tu tieni l'esempio di padre da Nanz. Che fai, ti pigliare una che fetta randelle? Ma io sono stata capata. Ora i mesi sono separati, dopo una vita di caccia. Mia mamma lavora dalla mattina alla sera e ci ha sempre mantenuto lei. Io tengo 50 anni, i figli mi sono cresciuti. Tu fai la tua vita, io la mia. Così l'ha lasciato. Io vado a trovare, ogni tanto, in carcere, perché alla fine è sempre mio padre. Manuel faceva i guai, però quando incontrava i guardie era sempre educato, salutava sempre. Buongiorno, buonasera. Sapeva che era lui ad aver fatto una scelta sbagliata. Non ci poteva fare un discorso con la vita sua e la vita che era scelta. Perché come si dice, se nasci sotto una stella non puoi morire sotto un'altra. Non potevo cagnare. E si diceva, femmina da casa mia a fare un rau, non sta a mezzo ai guai. Non ne sapevo niente di fatto mio. Se sto parlando, tu ne hai. Tu devi fare solo la mamma e la moglie. Io non pensavo alle conseguenze. Mettevo tutto in conto. Pure con l'esperienza di mamma che ha sempre faticato. Perché poi qualcosa per mangiare, ascevo sempre per me per creare tutto. Io non pensavo che morivo, ti dico la verità. Ma pensavo che gli avevo cacciato e che pigliavano un bello 20 anni, questo sì. Ma che morivo, no. Che se non mi aspettava. Quando fai che la vita non può tornare a chiudere, è difficile. Quando poi vedi che guadagni i soldi, senza fare niente, ma chi va a fatica? Spesso avevi pensieri ed era assente. Una mattina lo trovai addormentato in processo e pensai, Maro, ma che vita è merda? Ma noi? Manuel, prima sto sbagliando qualcosa. I figli due stanno crescendo senza un padre. Li sto crescendo da sola. E tu non sai quanta forza ci sto mettendo ogni giorno. Sono i sciulli, ma stanno mazzando giù. Si stanno facendo, stanno chiusi, ma ti hanno lavorato il piazzo, no? Sai, ma sai, non c'è niente. Emanuele forma una vera e propria paranza di ragazzini. Sceglie il nome ES-17, creando un immaginario, una sorta di stella a cui tutti possono far riferimento nella malavita locale. Così il suo gruppo comincia a crescere fino a dominare Forcella e altre zone di Napoli, gestendo tra il 2013 e il 2015 il traffico della droga e le estorsioni. Salumiero, frate, venivano i salumieri, i barristi. Amo quando è cacciata chi si cava, amo quando è cacciata chi. Cioè, non ci facevano di più, frate. A da morire, ma non ci facevano di più. Ti parlo proprio sincero. Sai che lei, frate, era una guerra a pezzo, sai perché? Perché non sapevano nemmeno tutti che fa.
perché vi volevo pagare lo comagno tu, io fra. È bello e buono, vi lo comagno mi dice, ti mostrava che era frate a te, io fra. Poi si aggirava, fra. E ti diamo la rinfollata per te. E ti rimanevo fuori a porta, fra. Lo so, ma io che so sacci, però dico, cioè, se potevi andare così, io frate. Ma quando mai? Infamo con Darelli, non si poteva via all'anzo, fra. Quando mai, fra? Cioè, allora, cioè, sta fucello, fra, sono cari infamo. Ehi, andiamo a mai, un pozzo con vivere, a russano 10.000 infamo, fra, perché andiamo di frate, ma... sai che succede? Che ha preso zuppa, sembra la zuppa qua, cioè, diventa pure infama, ro. E sinceramente, no. La vita tipica dei ragazzi della sua età, come andare a ballare, divertirsi, per Emanuele viene dopo la guerra al clan dei Mazzarella. È ossessionato dal clan rivale, sembra non pensare ad altro. Emanuele si sente come se vivesse in un mondo di infami, un mondo dove evidentemente lo Stato non esiste, la prima regola è non farsi ammazzare. Operatore 41. Salve, mi sa che hanno sparato qui giù. Dove, signora? A via Speranzella. Via Speranzella? Sì, 2 minuti fa dentro. Via Speranzella pure, segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Tanti mi sono stati, Tanti colpi d'arma, quanti, signora? Sapete una No, ma arrivato a un certo punto pensavo che erano colpi d'artificio, ma ce ne erano tanti. Tanti colpi d'arma da fuoco. Una decina. Se non via Speranzella, tanti colpi d'arma da fuoco.
Napoli è diventata sempre più indecifrabile, come se avesse una maschera e noi fossimo finiti in una sorta di carnevale dove tutti si trasformano nel loro contrario, i cattivi si travestono da buoni, i diavoli diventano santi. Maschere da tutte le parti, che a volte fanno anche paura perché non sai chi si nasconde dietro, come quando senti di queste paranze di bambini che sfilano per le strade, invadono i quartieri, sparano a caso e ti chiedi chi sono veramente questi ragazzi, che maschere indossano. E allora penso ad Emanuele Sibillo, penso a Napoli. Una città dove il bene e il male si confondono, dove Sibillo ora per molti ragazzi come lui è diventato un mito che continua a sopravvivere nel vuoto di riferimenti di questa generazione. Il venerdì, sabato e domenica scendevamo. Quando io mi abballai e mi appuzzolo, in via chiaia a maggior parte. Tra se mi rende di scorrega pure qua tanto, tanto noi tenemmo privi. E se qualcuno lo occupava, li buttava fuori o mandavano via perché era nostro. Scudate te. È vero, ho iniziato a scendere ad andare a ballare. Ma che ne sanno quando mi metto a letto la sera che cosa penso? Come mi posso rifare una vita senza te? Io caso una compagna di ES17. Ma che ne sanno quando ma partire? Emanuele, come volesti sentire la voce tua? E dici che mi ami, Emanuele, e dici? Dici che mi ami? E dici? E Emanuele, dici? E non faccio tanto figlio, dici? Ti amo tanto, amante mia! Chi ama? E Emanuele, lo fanno mi trovo, e dico mamma! Guarda che si muove!
Quando Emanuele comincia a gestire i suoi traffici, i grandi boss, con i loro codici e le loro regole, sono tutti in prigione. C'è una specie di vuoto di potere che i giovanissimi cercano di occupare. Si apre così una stagione criminale in cui cambia il rapporto con i grandi e a comandare sono i ragazzi. A me Giulio mi piace, è una bella persona, però io, cioè ce l'ho sempre precisato questa cosa, Cais è un uomo di esperienza, sa, è una persona che ha vissuto la vita, cioè ci pure se lui ci può dare un consiglio, poi ci mettere sempre un coppa a buona spalla, poi ci fa guai, sa. E allora, però io glielo ho sempre precisato, che più di un consiglio, io perché se voglio dare così, più di un consiglio, lui a noi non ci deve dare, cioè più di un consiglio, non deve andare oltre, cioè non esiste la vista da pigliare una decisione. Cioè non so fa, che sta scostumatezza. Nel 2014, dopo 8 mesi di fidanzamento, a Xinjiang, noi lo volevamo, avevamo provato. Io e Tess non volevo accattare, avevo troppa vergogna. Era di lunedì e si era il grande fratello. Andò lui, fece il test ed era incinta. E mo che ci dice a mamma? Manuele si mise il test in da sacca, tutto contento che era diventato papà. E lo portò a vedere a padre e a fratello. Io invece a mamma ci ho detto troppo le semmane. Essa scoppia a chiangere annulata e io dall'altro. Manuè, ma tu cosa vuoi? Una femmina o un maschio? E essa dice che io volevo essere una femmina. Loro in famiglia erano tutti maschi. Una sera quando ero incinta mi portava il giostro. Essa mi pareva una creatura. Sulle macchine da scontro, sui seggiolini, a sparà per regalarmi un peluche. È durante la gravidanza che lui incomincia a essere Emanuele Sibillo. E S 17. 17 perché la S di Sibillo è la 17esima lettera dell'alfabeto. Ma anche la sfiga che brucia. Anche se poi non è andata così. I soldini. Che se io sono la Silvia è perché la cosa. E boh, eh! La notte asceva che i compagni suoi, o giorno rumeva vicino a me, come avrei uomini e donne. Sai, saprindo pomeriggio si faceva una zuppa di latte, ci piacevano le gocce, le pandistelle. Isse mi diceva, Maria, ma raccomando, non ti mangi le gocce le meglio. Li andavamo a comprare dal Pakistan, che era sempre aperto. E mi ricordo che sabato faceva la serie di comorra, ci avremmo sempre, tutti e due rindoliette, ci piaceva assai. Forneva a mezzanotte, mi addormeva e lui usciva. Maria Alcatraz non c'è, sia forza. Da bravo, Maria, non c'è.
No, ti faccio stare chiuso in due cesso con me te. Manuel mi manca il piccicato nostro. Quando ci vediamo in giro e pazziavamo. Manuel, ti ricordi quando ti nascondete il gocciolo e tu mi chiudiste in tuo bagno? E come riceve? E dice: ma Emanuele, ti amo. E dice: perdonami, non lo faccio più. E dice: Emanuele, io ti amo. Dice: perdonami, non lo faccio più. Perdonami, non lo faccio più. Andiamo, Emanuele. E dice: scusa. Scusa. Bravo, sta le mani in faccia. Sì. Prima se l'era tolta la mano, prima si vedeva me. Ah, ma si sta girando, ma guarda la tanto che la mano. La sera che mi dovevo ricoverare per il cesareo, io non lo trovavo Emanuele. E lui già stava in clinica da un'ora. Il nome Mattia lo scese Emanuele, perché era signorile. Quando siamo tornati a casa, mi fece trovare un striscione a San Gaetano. A Rosseo scritto benvenuto nel feste, Mattia, e mi spararono il botto. Poi il bambino ha sempre dormito con noi. Isso voleva sentire il loro figlio. Lui aveva grande capacità a scrivere e a parlare. Infatti mi diceva: mi raccomando con Mattia, gesticola, ci parlo io col bimbo. Proprio dopo che è nato Mattia si fece il taglio con la crista. Come se è diventato padre doveva essere pure capo. E poi si era fatto crescere la barba lunga, maro quando era brutta. Quando si è brutta. Come terroristi che si vedevano in TV. Manuele se la curava, se la pettinava e profumava e se la faceva pure stira. Sì, ma... Emanuele, hai sto facendo video, però? Cioè, ho un video da picchiare a te, andaccia fuori. Oh, e basta. Devo fare una frio video. Oh. La frescita è bella a capo. Cioè, se un bambino poco serio, non riesci. Secondo me si stressava molto. Lo vedevo tanto preoccupato. Specie nell'ultimo periodo, che era arrivato un boom. Emanuele aveva paura, ma non lo dimostrava. Dove stai? Manuele? Oh! Manuele? Oh! Oh!
Ma dove stai? Sto messo proprio a Tiano, ma dove stai? Stai dicendo, Maria? Ah! Stai dicendo! Ma che fai via? Stai dicendo! Sta. Polizia per la 19. Ciao, buonasera, sono un inquilino di via Solitaria. Sì. Allora, senti, io ho i bambini piccoli, sono ieri sera spararono e anche questa sera stanno passando con dei motorini, non so come, comunque sento dei colpi di pistola in aria, ma io ho bambini, quando è che dei colpi di pistola? Sì, hanno sparato dei colpi, quelli là, alla solita stessa. Io c'ho i bambini, quando è che mettete una ronda qui nella zona? Scusami un attimo, fammi capire, quando è stato che hanno sparato? 2 minuti fa, 5 minuti fa. Chi ha il tempo? Perché è casa tua? Sì, via Solitaria, ho sentito solo le botte, ma tanto può essere più avanti, ma tanto essere più lì. Sicuro che erano pistole? Erano un botte di pistola, sì, erano un botte di pistola. Già ieri si sentirono questi botti. Sì. La gente sta cagando sotto, a me non me ne fotto, io sono che guardi, non sto facendo i mezzari. Va bene, ora facciamo passare la macchina, va bene? Perché non è possibile. Di carità, tenghi creature di... C'è una bambina di 12 anni che è uscita 2 minuti fa. Questa è l'ansia mia, a me casa uscirono tra di loro, a me non me ne porto proprio. Di carità, mi fanno pure un piacere. Va bene, ora veniamo a vedere. Ok, va bene. Spesso parlare di carcere e poca attenzione viene posta alla misura del collocamento in comunità. Quali sono i criteri valutativi con i quali avviene l'assegnazione alle diverse strutture carcerarie? Secondo te la misura che hai avuto è efficace o no? Perché secondo me a te non serve a niente, anzi, forse ti sta facendo proprio un effetto negativo. Spesso esci dal carcere minorile peggio di come sei entrato e quando entri sai già che non sconterai tutti gli anni perché non c'è certezza della pena. In molti casi poi i ragazzi che escono dal carcere trovano a casa la stessa situazione, la stessa famiglia che non li manda a scuola e gli stessi genitori inseguiti dalla giustizia. Ma in quel caso dov'è lo Stato? Dov'è la capacità di proporre un cambiamento? Ecco perché, morta una paranza se ne fa un'altra. Perché c'è un vuoto che questi ragazzi sanno occupare solo con la violenza, l'unica soluzione a portata di mano. Quanti Sibillo sono nati nel frattempo? Conosciamo i loro nomi, le loro facce, le loro storie. Sacrifichiamo affetti, firmiamo arresti che non servono quasi a nulla, istruiamo processi che durano troppo. E i ragazzini che sognano di diventare camorristi non trovano argini. Tanto non mi fanno niente, lo sanno. Sanno che nessuno li può fermare sul serio. Si scrive S17, ma si legge Emanuele. Dietro a questi capi ci sono bambini che sono cresciuti insieme. Un tempo giocavano tra loro a pallone, ma oggi la malavita li ha separati in gruppi rivali, mettendoli in guerra uno contro l'altro. Mi ha fatto piacere, te sembra. Non dovevi che ci vuoi. Ma io non so che cosa l'hai voluto fare. Io compagni di spesa. Ma io faccio nella vita, a me mi danno di frate. Il mio sacco si usava, penso che usava, e ha ceduto da mamma, da frate, da compagno di me. Ma allora, stamattina a me, come ho detto da mamma, a fare un compagno di te, io sacco buono, perché mi ha detto quando vuole un compagno di te, è tutto cosa. E secondo te? Io mi rimane là. Appunto, sacco, io ti sto capendo, però abbiamo di frate, ma no. Ma noi, ma ti sei scusato quando ti sei un compagno di tuo frate, dove che hai figurato? Ma ti sono ottimo, ti piace a te? Ma io... Ti rimani stelle.
Ma io mica, ma forse mi capita, dai, ma io ci sono solo loro perché andiamo di mamma, si tu rimani per qua. E prima che facciamo questi magici, c'è di cose, frate. Noi, erano sono fatti di mani, siamo fatti, fino a 3-4 minuti fa, io mi metto in una macchina per fare il cinema di cuore a loro. Quando hai fatto sbagliato una persona, un frate, e io purtroppo siamo tutta un'altra parte, ma quella non mette in dubbio all'amicizia mia tua, perché io sono lo so. A me non è mai piaciuto perdere. Quando da bambino scendevo a giocare a pallone, se almeno non pareggiavo, non salivo a casa. Oggi mi rendo conto che la partita che stiamo tutti giocando contro la criminalità organizzata non la puoi vincere se la combatti solo dal punto di vista giudiziario. Serve una strategia globale che coinvolga tutti i settori dello Stato e della società civile. Quando il problema arriva a noi magistrati, in molti casi è già troppo tardi per arginare il fenomeno e per raddrizzare alcuni destini personali. Allora si parla di emergenze, di piani, di politiche. Ma quanti anni sono passati? Quante vittime, quanti carnefici mentre aspettavamo tutti questo piano? Non ricordo chi l'ha detto, ma è una grande verità. La paura è individuale, il coraggio è collettivo. Ecco, questo coraggio bisogna farlo venire fuori, altrimenti resteremo schiavi delle nostre paure, della paura di dire che è arrivato il momento di essere estremamente rigorosi. Ci vogliono regole chiare, processi veloci e pene certe. La sera di giugno del 2015 Emanuele non venne a dormire a casa. Alle 6 del mattino mi vennero a bussare con un blitz. Esso non si era ritirato, dissi. E da lì incominciò la sua latitanza. Intanto ieri incinta una rapoto, mentre Emanuele gli fuggendo. Il secondo bambino non l'abbiamo voluto, è capitato. Io mi volevo lui. Prima di andare in latitanza, Manuele mi dice che non lo perché si va a cacciare quando faccio nato, fra 20 anni. E poi magari è femmina. Che lo mese che era latitanza, gli ha disperato con lo stavano. A me ne sapeva lo stevo. E proprio quando stevo in latitanza che lo spararono.
Al funerale di Jenny Cesarano, un ragazzo ucciso da una pallottola vagante durante una stesa, padre Alex Zanotelli disse: «Dio non manderà nessuno a salvarci». Ora basta, adesso tocca a noi. Non è vero che non si può cambiare, che così deve andare e che non c'è via di uscita. Scappa, Emanuele, questo ti avrei detto se ti avessi incontrato. Scappa, scappa, Emanuele, e salvati. Salva te e la tua famiglia. La notte del 2 luglio del 2015, verso le 2:15, venne a sapere che spararono. Mi misi in un taxi in pigiama e gli a Loreto Amaro, ospitale. Pensai che l'avranno sparato dentro una coscia. Quando arrivai là, ci stava mia cognata e le altre persone. Gli chiedevo: «Emanuele, Emanuele?» E nessuno mi rispondeva. I trasetti dentro la stanza e vorrei sotto a chi gli fir, che facevano zumba. Ma esso era già morto. Persi i sensi, era incinta di 4 mesi io. L'hanno cremato una settimana prima che aveva partorito. Mi metto d'accordo con la famiglia e chiamo il secondo figlio mio come padre, Emanuele Junior Sibillo, perché volevo continuare a pronunciare ogni giorno il nome. Emanuele. Emanuele, Emanuele. Emanuele, però è una cosa della giarisce. Io, figli miei, ci ha già raccontato come si è morto. Non posso dire che è stato un incidente, perché hanno sapere che l'aspetta, si fanno una vita come la tua. Io voglio che i soldi si faticano, ne voglio avere per cacciare il morto, perché queste storie non finiscono buone. Ma sul tempo, e saranno sempre i figli di Sibillo. E a Napoli è assai difficile una vita diversa. Allora è meglio che quando crescono se ne vanno a casa. Già me la fa bruttissima. Ma che si dice? Allora fai un devo piccolino. Eh? Allora fai un devo piccolino. La gente non fa Facebook, sai? Dice, questo è Emanuele Sibillo, ti ride? Quando faceva cifra la gente su una villa sotto. Zitti, che la gente capa a Facebook. Non dice sti cose.